Mettiamoci in gioco, riparte il progetto LND Abruzzo con i detenuti del carcere di Lanciano in un felice abbraccio trasporto, integrazione legittima, recupero sociale. Un'intuizione vincente ormai consolidata grazie al Comitato Regionale Abruzzo con la Libertas Stanazzo che anche per questa stagione parteciperà al campionato di Serie D Futsal, presentazione ufficiale presso la casa circondariale. Un progetto ideato in Abruzzo nel 2015, primo in Italia che ha coinvolto i detenuti. Un successo immediato con la squadra locale che ha vinto per ben 2 volte la Coppa Disciplina e anche il prestigioso Pallone d'Oro. Un'idea nata con la consapevolezza di alimentare valore sociale, abbracciate senza riserve. Presidente FIGC Abruzzo, Ezio Memmo. Proprio ci rendemmo conto che non c'erano le misure per poter fare un campo di calcio a 11, non c'era la possibilità, e allora dicevo va bene, allora proviamo a sviluppare questo progetto di calcio a 5. Giorni, giorni, giorni intensi di lavoro e finalmente riuscimmo a portare a casa, no, la soddisfazione di poter avviare questa attività. E vi dico, ci abbiamo dovuto lavorare molto, quindi giorno dopo giorno, problema dopo problema, però siamo stati facilitati dal fatto che con chiunque noi andavamo a colloquio, immediatamente ci davano la disponibilità a questo progetto. Quindi la strada è stata abbastanza in discesa da questo punto di vista, perché si riconosceva il valore sociale di quello che si voleva fare.